Esatto, io alcuni programmi di Rete 4 li cambierei. Giovanni però da Milano, metterei forza, 4 dimmi, Vannacci ad dimmi, esempio. Giovanni. Cambierei il logo, dimmi. Metterei la faccia, ciao, di Vannacci ad esempio. Se posso dare anche un suggerimento di marketing, se posso dare un suggerimento di marketing, la faccia, io, ad esempio, di Vannacci al posto del simbolo di Rete 4, al posto di fuori dal coro, no, del simbolo, che Rete 4 fa un sacco di cose, e io stesso il tenente Colombo io lo guardo sempre. Tu dici quel simboletto di fuori dal coro invece della faccia, là, di quella faccina, quel simboletto meraviglioso di fuori dal coro, io suggerisco come operazione di marketing, sì, di mettere la faccia di Vannacci. Si fa molto prima secondo me. Grazie. Bene, benissimo. Prego, generale. Dimmi, prego. Che c'è? Chi è? Chi c'è? Ciao, chi ciao, c'è? Giovanni, ciao, dimmi. Ciao, ciao. Ascolta, no, io vi volevo chiedere una roba, ma voi cosa ne pensate dell'ordinanza nuova sul traffico? Non so se fa parte anche questa della mobilità dolce, che ne so, dell'assunzione di sostanze stupefacenti con il test salivare. Vengo fermato da un poliziotto e sono in grado di risalire al fatto che io possa aver assunto sostanze stupefacenti fino a 3 giorni prima dal momento in cui io sono alla guida, e questo diventa reato con sospensione della patente. Sì, sì, ho capito, Giovanni, è una roba vergognosa, secondo me. Posso dirti che è una roba assurda, secondo me, è una roba assurda. È fuori di testa, cioè va contro quello che è la legge. È una roba contro qualsiasi, allora, la roba ideata da Salvini per dire che le strade saranno più sicure così è una puttanata, è secondo me, se per te è giusto, per me è una puttanata, è una puttanata sesquipedale, cioè da quello che mi ha detto Giovanni per questa cosa qui sicuramente è una puttanata, ha ragione lui, non è che puoi andare a rintracciare, non puoi fare una legge che permette al cittadino italiano di avere un consumo, cioè l'utilizzo personale, quindi non ai fini di spaccio, cioè la sostanza stupefacente per uso personale, che poi può essere THC, ma può essere, sì, il cazzo, ma che dai, può. Ma che roba, ma è, se ma... io mi metto al volante un giorno dopo che 3 giorni prima, dopo che ho scopato con la mia ragazza, mi sono fatto una canna, sto andando a lavoro, ha ragione, ho 25 Giovanni, anni, dai, ha tu ragione. Mi fermi e mi togli la patente, ha ragione, sei Giovanni, un delinquente. Ha ragione, cioè, Giovanni, al 100% su questo, al 100%, perché non è che uno, ragazzi, non diciamo cazzate, se ti beccano con delle cose importanti che hai problemi alla guida, bene, ma se non è che se ti vanno a pescare 3 giorni prima che ti sei fatto una canna, come dice Giovanni, dopo che hai trombato con la tua fidanzata, ti tolgono la patente lo stesso, ti tolgono i punti della patente perché ti trovano delle tracce di THC. Dai, su, Parenzo, su questo devi concordare con Giovanni, no, da Milano, dai, no, su. No, no, io credo che invece se ti beccano le cose provvedimenti... di 3 giorni prima, diglielo tu, Giovanni. Io ti ho detto, ti sto dicendo questo, io credo che questo sia uno dei provvedimenti presi da Salvini tra i più intelligenti, ma non c'è nessuna ironia, davvero. La sicurezza, ma hai sulla sentito strada, quello, no, che ti ha detto Giovanni? Che cazzo, no, c'entra la sicurezza, sì, con quello che ti ha detto Giovanni? David, io ti voglio bene. Scusami, vuol dire che l'hai preso 3 giorni prima, fratello mio, però, Se ti trovano delle tracce, ma se io sono al volante 3 giorni dopo, sono sobrio, porca troia. No, ma forse non ci siamo capiti. E allora il provvedimento serve esattamente per punire comportamenti illeciti fatti, ma ha ragione. Ma non è illecito, se io sono a casa mia e mi faccio una canna e uso personale dalla legge consentito, dov'è l'illecito, porca puttana? Ha ragione Giovanni, bene, al 100%. Con te. Ciao Giovanni, d'accordo... grazie. Ciao.